Ciao a tutti amici di tecnologiasumisura.net, approfittiamo dell'acquisto del nuovo alimentatore per ripetere la parte che avevamo già proposto quando abbiamo fatto il nostro tutorial sull'assemblaggio di un computer. La rifacciamo da capo perché prima eravamo dotati di una videocamera che era sicuramente meno performante e quindi quella parte non ci aveva soddisfatto poi più di tanto, quindi cerchiamo di farla meglio questa volta. L'alimentatore che andiamo a montare è questo qui che ho in mano, che è l'RM da 850 W. E subito a primo impatto notiamo che la struttura è completamente in metallo e ci sembra un alimentatore, anche senza averlo provato, veramente di ottima qualità e che dovrebbe essere molto silenzioso, ma questo lo vedrete nell'altro video che proporremo, che è appunto quello sul come realizzare una configurazione silenziosa. Comunque, prima di procedere a montare tutto, facciamo una panoramica dei cavi che sono compresi insieme all'alimentatore. Abbiamo un cavo da 20 più 4 pin, che questo andrà collegato alla scheda madre, precisamente in questa posizione, comunque poi lo vedremo meglio. Poi abbiamo un cavo da 8 pin, questo servirà per alimentare il processore. Abbiamo dei cavi Molex, questi cavi Molex sono un po' il tuttofare dei cavi dell'alimentatore, nel senso che tramite appositi adattatori potranno essere convertiti ad esempio in un 6 più 2 pin per alimentare una scheda video, oppure potranno essere utilizzati per alimentare altri tipi di periferiche hardware, come ad esempio il Reobus che abbiamo qui in dotazione, oppure potranno essere usati per alimentare certi tipi di ventole. Insomma, questi sono quelli che si adattano a diversi utilizzi. Inoltre abbiamo anche dei cavi SATA che hanno questa forma qui e questi servono principalmente per alimentare hard disk, SSD e anche lettori CD. Infine, in ultimo, abbiamo i cavi 6 più 2 PCI Express e sono quelli dedicati all'alimentazione delle schede video. E infine, questo cavo ormai è praticamente andato in disuso, è semplicemente un adattatore a 4 pin Molex e serve per alimentare i floppy disk. Comunque l'abbiamo messo giusto per completezza, ma penso che ormai non li utilizzi più nessuno questi tipi di cavi. Quindi adesso possiamo cominciare a montare il tutto. Noi, questi qua sono tutti i cavi che ci serviranno, non utilizzeremo i cavi SATA perché abbiamo acquistato precedentemente degli adattatori Bitphoenix e ci permettono tramite un singolo Molex di alimentare tre hard disk contemporaneamente, quindi è semplicemente per una nostra comodità, quindi questi cavi li scartiamo. Allora, come procedere? Intanto, è un'operazione davvero molto semplice perché appunto basta collegare i vari connettori. La parte difficile, semmai, è quella di mantenere l'ordine più alto possibile all'interno del case. Comunque, cominciamo a prendere l'adattatore e collegare i vari tipi di cavi prima di montare il tutto. Ok, come potete vedere vi abbiamo tolto la noia che ho collegato tutti i cavi all'alimentatore. Infatti la caratteristica degli alimentatori completamente modulari come questo è che si possono collegare solo i cavi che ci sono necessari. Comunque li abbiamo collegati tutti ai loro appositi slot e quindi possiamo cominciare a fissare l'alimentatore. Fissarlo è un'operazione sempre davvero molto semplice, scusate se vi metto davanti. Basterà metterlo in posizione in questo modo e poi avvitare le viti una volta che è fissato. Adesso lo fisso provvisoriamente giusto per non farvi aspettare un tempo eccessivo. Ecco qua, mi metto solo una vite. E a questo punto cominceremo a far passare dietro questo buco, che molto probabilmente avrete anche nel vostro case, soprattutto se l'avete acquistato a parte, non è un computer di quelli comprati già assemblati, mettiamolo così. Quindi si comincia a far passare i cavi più importanti, come ad esempio quello per la scheda madre e quello per il processore. Quindi ci mettiamo dall'altra parte e li trasciniamo tutti fuori. Ok, adesso vi sembrerà sicuramente tutto un gran casino perché abbiamo scollegato tutto e abbiamo tagliato tutte le fascette che ordinavano i cavi. Comunque cerchiamo di ordinare il tutto con ordine.
Intanto qui, viste le dimensioni della FIX, abbiamo una prolunga per il collegamento con la scheda madre per l'8 pin del processore. Troviamo che questo è il primo libero, sicuramente il più semplice da collegare, quindi andiamo a recuperare l'8 pin che avevamo, adesso lo cerchiamo, che è questo, c'è anche scritto processore, quindi cerchiamo di fargli di sgarbugliarlo e andiamo a collegarlo. Poi lo fisseremo sempre al case con una fascetta, quindi perfetto, in questo senso, così che si vada a bloccare, credo. Ci vuole un po' di forza. Ecco fatto. E questo è bloccato, poi cercheremo di fissarlo in questo modo, in modo da tenerlo attaccato alla piastra del case. Seconda operazione, che è la più semplice, potrebbe essere quella ad esempio di collegare i 6 più 2 pin del PCI Express alla scheda video, quindi cerchiamo sempre di sgarbugliare il tutto, perché poi ci si occupa del riordinamento in una fase successiva, una volta che il tutto è collegato. Nel nostro caso la scheda video è più o meno a questa altezza e quindi facciamo passare i cavi qui dentro. E li facciamo passare così e li tiriamo fuori dall'altra parte. Bene, abbiamo fatto passare, come potete vedere, i 6 più 2 PCI Express e nel frattempo, sempre per non avviarvi troppo per sgarbugliare tutti i fili, abbiamo fatto passare anche il 24 pin della scheda madre. Cominciamo dal PCI Express, prendiamo semplicemente un cavo e come vedete basta fare un po' di pressione e questo si infila. E prendiamo anche il successivo e lo facciamo girare in questo modo, in modo che sia comodo fissarlo. Ecco fatto. E poi prendiamo semplicemente il 24 pin della scheda madre e facciamo lo stesso lavoro. Basta un po' più di pressione, in questo caso bisogna sentire il click. Ed è fissato anche questo. Adesso abbiamo, diciamo, collegato i tre collegamenti principali che servono per avviare la nostra macchina, cioè scheda video, scheda madre e processore, e adesso bisogna dedicarsi solamente agli hard disk e al lettore. Noi rigiriamo il case e noi per fare questo, cioè diciamo che non ci collegheremo direttamente ai vari lettori direttamente con i cavi dell'alimentatore, ma noi avevamo già acquistato delle prolunghe Bitphoenix in tessuto e, che hanno la caratteristica di convertire un Molex 4 pin in, in tre connettori SATA, in modo da risparmiare il numero di cavi da collegare all'alimentatore. Quindi cominciamo, stacchiamo i cavi vecchi che li avevamo tenuto solo per avere un riferimento e poi colleghiamoci alle varie prolunghe. Benissimo, abbiamo già, vedete, collegato le due prolunghe che poi si andranno a splittare nei vari hard disk che abbiamo nella nostra configurazione. Questo è l'ultimo, è quasi l'ultimo, che serve per alimentare il Rheobus per gestire le ventole. E infine collegheremo i nuovi LED che abbiamo acquistato, che non vi abbiamo mostrato, ma che poi comunque vedrete indirettamente. Come al solito facciamo fatica a infilare, ok, andato. Perfetto, e abbiamo concluso tutti i vari collegamenti e adesso la parte difficile, che non stiamo di certo ad annoiarvi, sarà quella di fissare il più possibile i cavi con delle fascette apposite alla piastra del case. E volevamo fare un ultimo appunto su questo alimentatore Corsair RM, che anche se non abbiamo testato alcune cose si notano positivamente, che sono proprio i cavi che, come potete vedere, sono piatti e quindi questo è molto comodo, specialmente per il 24 pin da collegare alla scheda madre,
i cavi PCI Express e il connettore della CPU. È molto comodo per due motivi: uno, si creano sicuramente meno ingombri e il cavo è molto più flessibile e si adatterà meglio alla superficie senza poi andare a creare delle difficoltà quando si cercherà di richiudere il pannello del case. Bene, con questo video abbiamo finito, speriamo che sia venuto meglio dell'altro che vi abbiamo già proposto, che vi sia piaciuto e come sempre vi invito a commentarci e iscrivervi al nostro canale. Un saluto a tutti da Valerio.